cosa fa l'editor. Ne parleremo insieme a Riccardo Bruno, a cui do il benvenuto. Ciao Riccardo. Grazie Sara, grazie a tutti. L'editor praticamente è quello che una volta si chiamava il correttore di bozze, l'editore di bozze, volgarmente chiamato il correttore di bozze. Esattamente, però attualmente è un po' di più, penso che oltre a correggere tutti i problemi grammaticali, morfosintattici del romanzo, io vado a vedere proprio la sostanza, se funzionano i personaggi, se funziona la trama, se funziona l'ambientazione, se i personaggi non si comportano bene, insomma, questo video. Se non si comportano bene, che facciamo? Che facciamo? Glielo dico all'autore, dico, guarda, sto personaggio non è attendibile, non va bene, lo devi cambiare. Dobbiamo cambiare. Oppure magari ci sono scrittori che sono molto creativi, quindi hanno un sacco di idee, ma nel momento in cui vanno a scrivere, quindi a strutturare l'idea, poi non è proprio chiara, perché magari nello scrivere lo scrittore ha l'idea chiara, quindi per lui è così, ci sta, è logico, invece poi per chi lo va a leggere e non conosce la storia non ci capisce. Esattamente, esattamente. A me è capitato ultimamente, sto facendo un editing a un romanzo fantasy, non posso fare il nome perché è una giovane scrittrice che ha fatto un urban fantasy. L'urban fantasy sarebbe il fantasy ambientato nella civiltà contemporanea, nelle città, a base di magia. Lei ha fatto questa protagonista, che poi in prima persona, che scopre di essere la prescelta per salvare un mondo, il mondo suo, la terra, il mondo parallelo, e inizia a usare la magia quotidianamente. Non va bene, perché la magia deve essere usata con molta parsimonia. Cioè, tu immagina, no? Anche immagina a Roma, prendi la metro, cioè sempre sparite tutti e spariscono sulla, però oddio, paradossalmente non sarebbe proprio male se... No, non sarebbe male, ma a volte io, e infatti io l'ho dovuto fare con i personaggi di questo romanzo, perché ho detto, guardi signori, ne ha messi troppi. Secondo me la protagonista, prima di iniziare a lanciare le palle di fuoco contro i cattivi, dovrebbe far scomparire alcuni dei suoi comprimari, che effettivamente sono un po' superflui, perché poi i personaggi di un buon romanzo devono essere pochi ma buoni. E io le ho dovuto spiegare perché. Senti, ma la tua scuola è più troisiana? Più? Troisiana. Sì. Da cosa l'ho dedotto, secondo te? Un po' ti ispiri a Massimo Troisi in generale? Ma perché Massimo Troisi puntava alla sinteticità. Puntava alla sinteticità, certo, senza rinunciare a quello che era proprio l'esaticamento sul territorio. Però Massimo Troisi ti dice poche cose ma buone. La stessa cosa io punto al romanzo. Io, oltre a Troisi come punto di riferimento napoletano di teatralità, un altro mio punto di riferimento letterario è Calvino, cioè l'asciuttezza dei contenuti e la leggerezza della forma. È il cardine che tengo presente quando vado a correggere i romanzi, insomma. Io poi vengo da un tipo di scrittura cinematografica fumettistica. Io 20 anni fa ho fatto lo sceneggiatore di fumetti, che poi è lo stesso linguaggio della sceneggiatura cinematografica. Si lavora per sottrazione, cioè tu devi dire 3 cose con uno massimo 2 parole. È la stessa cosa a cui io punto, anche perché oggi il romanzo, siamo in epoca ipertecnologica, non siamo più nel romanticismo, non siamo più nel tempo delle avanguardie, i romanzi devono essere stretti, 200 pagine. Ma dove vuoi arrivare? Ecco, bravo, ci sei riuscito, me lo devi dire così, veloce. Strigete, io taglio, correggo e taglio e cucio. Io sono un sarto della letteratura e narrativa. Allora, oltre tu non correggi, come editor non correggi solamente libri, ma anche articoli di giornale, anche tesi di laurea. Sì. Io sono anche giornalista, scrivo per un quotidiano di Roma, il quotidiano di Napoli Roma, faccio anche consulenze per tesi di laurea, giustamente, come hai detto tu perfettamente. E l'APO è un altro tipo di scrittura, una scrittura saggistica più argomentativa, non di meno anche quella necessita di asciuttezza, perché poi a maggior ragione là è una scrittura quasi scientifica e quindi va tagliata. Poi io sono in tutti gli ambiti, principalmente umanistici, insomma,
do una mano, cerco di aiutare gli studenti per esprimersi al meglio e per raggiungere questa meta della tesi di laurea. Può lasciare i contatti, Riccardo, affinché i nostri ascoltatori, magari anche scrittori che sono all'ascolto, qualora fossero interessati, come possono fare a contattarti? Perfetto, allora io sono Riccardo Bruno, il numero di cellulare, perché io amo soprattutto i contatti telefonici personali, 366-815-3379. Poi potete andare su Facebook, www.facebook.com/agenziascriptamanent, che è l'agenzia di cui io sono titolare e che si occupa principalmente di editing di romanzi di esordienti e non. Grazie Riccardo, grazie per essere stato qui con noi.